Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi continueremo il nostro discorso sull'apprendimento, ma lo affronteremo da una prospettiva diversa. Andremo infatti ad analizzare l'apprendimento, un nuovo tipo di apprendimento legato al concetto anche di transfert. Come abbiamo già visto e definito negli altri video, l'apprendimento altro non è che una modifica delle nostre azioni, dei nostri comportamenti indotta dall'esperienza. Però in realtà l'apprendimento non è soltanto un muoversi in direzione, quindi compiere delle azioni in direzione dei nostri desideri, ma può essere anche considerato come acquisizione di capacità che ci servono come base per poi intraprendere azioni future. In pratica questo vuol dire acquisire delle capacità che ci aiuteranno poi negli apprendimenti futuri. Facendo degli esempi, immaginiamo, no? Quando siamo piccoli e ci mettiamo per la prima volta alla guida di una bicicletta. Impariamo piano piano ad andare in bicicletta, ma l'acquisizione di questa capacità ci aiuterà poi nel momento in cui, ad esempio, saremo più grandi e vorremo comprare un motorino, ad andare in motorino e a imparare ad andare in motorino più in fretta e più velocemente. Oppure chi ha imparato, per esempio, per cantare o per usare la propria voce in pubblico nella maniera corretta, ad utilizzare la respirazione diaframmatica, potrà più facilmente utilizzare questa capacità che ha già acquisito nel momento in cui, per esempio, si è sottoposti ad un forte stress emotivo e si necessita una respirazione profonda di tipo diaframmatico. Oppure, ad esempio, una donna che si trova a dover partorire, avendo già acquisito questa capacità, se la può rivendere in quell'occasione. Questo meccanismo per il quale il soggetto ha acquisito determinate informazioni, determinati comportamenti, ha avuto appunto un apprendimento che possa in qualche modo influenzare un apprendimento futuro, viene detto transfert. Il transfert può essere positivo o negativo. Positivo è come gli esempi che ho citato precedentemente, cioè quando ci si ritrova a sfruttare a proprio favore determinati apprendimenti già acquisiti per quelli futuri. Quello negativo invece è quando un apprendimento avuto precedentemente ha delle influenze appunto negative, in qualche modo inibisce l'apprendimento futuro. Facendo un esempio mi viene in mente quando il bambino si approccia allo studio mnemonico delle poesie. Allora si ritrova di fronte ad una poesia e deve in tutti i modi trovare una strategia per provare a impararla a memoria. Bene, il giorno dopo dovrà impararne un'altra. Questa cosa probabilmente potrebbe metterlo in difficoltà, quindi diciamo così che l'apprendimento che ha avuto il giorno precedente potrebbe confondersi con quello del giorno successivo. E quindi il bambino potrebbe confondere le due poesie incrociandole e sbagliando le parole. Comunque tra i due tipi di transfert, quello positivo è senz'altro quello più comune nella nostra esperienza quotidiana ed è sicuramente alla base delle forme più elementari di apprendimento. Per gli studiosi il fenomeno più interessante di transfert positivo sull'apprendimento è quello che denominano apprendimento ad apprendere o learning to learn, che altro non è che quella capacità di trasformare le informazioni e le abilità che abbiamo acquisito e di conoscenza di una regola generale che però poi si può applicare a vari apprendimenti simili. Faccio subito un esempio per entrare nel vivo di questo apprendimento per apprendere. Prendiamo ad esempio un futuro musicista che decide di imparare a suonare un nuovo strumento. Cosa farà inizialmente? Probabilmente si approccerà alla scala delle sette note musicali e una volta compreso questo apprendimento potrà applicarlo per apprendimenti successivi che gli serviranno come base, ad esempio, per costruire melodie, arrangiamenti, eccetera. E che gli permetterà di escogitare nuove tecniche e soluzioni quando gli proporranno dei lavori musicali. Allo stesso tempo immaginiamo uno studente che dovrà studiare 30 pagine di storia. Bene, dovrà sicuramente trovare delle strategie, delle tecniche, un metodo che lo aiuti ad assimilare queste pagine senza memorizzare tutto quello che c'è scritto. Una volta che avrà fatto suo questo metodo, sarà poi in grado di applicarlo a tutte le altre discipline. Bene, con questo discorso del transfert e dell'apprendimento ad apprendere, il mio video di oggi è finito. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima.